Aspettavo questa domanda. Allora, innanzitutto sono contento della mia prima partita qua, sono contento della prova della squadra e del mio gol di testa, che dire, è arrivata un cross molto forte di Jaro. Sicuramente potevo fare molto meglio e diciamo schiacciare il pallone, perché più che schiacciare l'ho spizzata. Però vabbè, spero ci sia tempo per fare gol. Perfetto, Raul ci va Sento. Ci un siete? po' dell'impatto con Pescara, con i tuoi nuovi compagni. Mi senti adesso, Raul? Sì. Scusa, scusi, puoi ripetere che non sentivo che abbiamo staccato. No, dicevo, l'impatto con i nuovi compagni, come ti trovi? Ma sinceramente sono molto contento perché sin dal primo giorno sono arrivato qua, mi hanno accolto benissimo, mi hanno fatto sentire subito importante per la squadra, mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Sono sicuro che quest'anno faremo bene perché siamo un gran gruppo e dobbiamo solo pensare ad allenarci e a pensare partita per partita. Perfetto. Ho parlato col mister il giorno prima di partire, mi ha detto che è giusto che comunque adesso a 20 anni io giochi. Mi ha detto che ho tutte le caratteristiche per far bene e che vuole anche che faccia qualche gol, diciamo, perché comunque, come sapete, all'Atalanta quindi come Gosens, Atebor, Castagne. Sì, me l'ha detto il mister che è stato qua, mi ha detto che si è trovato molto bene, che ha fatto bene. E mi ha detto che è una bella piazza e che sicuramente se faccio bene poi sarà anche più facile, diciamo, tornare o comunque poter avere qualche opportunità, diciamo. Qual è il tuo obiettivo, Raul? Titolare, giocare titolare e fare qualche gol possibilmente? Ma innanzitutto non ho obiettivi di giocare titolare, io penso allenarmi sempre al massimo e poi starà il mister a decidere. Ovviamente giocare è sempre più bello e sì, sicuramente spero di fare qualche gol, dai, possibilmente. Che consigli ti ha dato Massimo Oddo? Che è stato un gran terzino, no? Sì, col mister mi aiuta parecchio in allenamento durante le esercitazioni, mi dà dei consigli anche perché lui è stato un gran terzino tecnico, offensivo e diciamo durante le esercitazioni cerco sempre di cogliere tutti i consigli che mi dai e metterli in pratica poi in allenamento o in partita. C'è qualcosa, ciao Raul, buon pomeriggio, Buonasera. Massimo Profeta. C'è qualcosa in cui devi migliorare? Sei giovanissimo, tu mi risponderai tante cose, però ce n'è una in particolare. Allora, diciamo che sicuramente nell'attenzione, diciamo difensiva, perché sono sempre stato un terzino molto offensivo e la fase offensiva è sempre stato, diciamo, Un optional. la cosa che sapevo far meglio, mentre invece nella fase difensiva sto cercando di migliorarla. Mi è servito parecchio questi 6 mesi all'Atalanta, 9 mesi, mi sono serviti parecchio e ogni allenamento cerco di lavorare, di stare sul pezzo appunto per migliorare le mie lacune. Ma lo sai che a Bordeaux ti rimpiangono in tanti? Abbiamo saputo. A Bordeaux non è stata una bella esperienza e ora sinceramente più che mi rimpiangano là devo fare di tutto per, diciamo, conquistare la fiducia dei tifosi qua a Pescara. Bravo, bravo, giusta risposta. Perché non è stata una bella esperienza, Raul? Ma perché era il mio primo anno da professionista, uscivo da una primavera comunque dove diciamo che l'ambiente era totalmente opposto. Ho fatto i miei errori, anche perché caratterialmente sono migliorato tanto. Mi è servita più che come giocatore, mi è servita più come persona quell'esperienza di 6 mesi a Bordeaux. Dove può arrivare il Pescara, Raul? Che campionato immagini? Allora, sinceramente, penso che quest'anno stiamo costruendo una grande squadra. Ora non voglio pensare in grande,
come ho detto, bisogna pensare partita per partita, però sicuramente dobbiamo pensare a vincere più partite possibile, almeno a raggiungere i playoff. Grazie Raul. Grazie a voi, buona serata.